L'orchestrazione non fu certo un genere inventato da Luciano Berio, e infatti ebbe illustri predecessori. In questo episodio Enzo Restagno ci racconterà della competizione quasi inconsapevole tra Schoenberg e Stravinsky nell'orchestrare i corali di Bach. È interessante notare come i più grandi compositori siano spesso anche i più abili a orchestrare, perché orchestrare alla fine non significa altro che scegliere al meglio i colori degli strumenti dell'orchestra, proprio come un pittore sceglie i colori per le proprie tele. La trascrizione efficacissima di una musica del passato, non possiamo dimenticare le orchestrazioni di Schoenberg e di Stravinsky, sì, che prendono Bach, insomma, vedi che Schoenberg ti prende un quartetto, e soprattutto penso alle orchestrazioni dei corali di Bach, che hanno fatto, anzi lì nasce una sottilissima contesa tra lui e Stravinsky, perché le orchestrazioni che Schoenberg ha fatto dei corali di Bach sono bellissime, bellissime nel senso che c'è una compenetrazione proprio così profonda dello spirito che si rimane impressionati da questo. E lo stesso Stravinsky, che ebbe occasione di ascoltare nel lontano 1925, durante le prove di un concerto diretto da Klemperer, due orchestrazioni di corali di Bach fatte da Schoenberg, disse nel buio della sala, durante la prova generale, disse: «Mio Dio, come sono belle!» E lo racconta poi Klemperer in una serie di interviste raccolte dal musicologo inglese Peter Havard. E questa impressione fortissima che Stravinsky provò quella sera gli rimase dentro, in sospeso, direi, come se si fosse ingaggiato un game, ecco, tra questi due. E infatti, quando presentò in San Marco il Canticum Sacrum, bisognava completare, perché la durata è abbastanza breve, sono 20 minuti, eccetera. Allora lo fece eseguire due volte, ma tra l'una e l'altra ci mise l'orchestrazione del corale bachiano von Himmel hoch da Komme ich her. Al termine della partitura, con un organico abbastanza originale, devo dire, ma comunque al termine della partitura Stravinsky scrisse in tedesco, lingua che conosceva benissimo, fra l'altro, era una seconda lingua madre per lui, perché aveva avuto una bonne tedesca prussiana. Scrisse al termine della partitura «Mit Genehmigung der Meister», cioè, diciamo, con l'apprezzamento del maestro, cioè di Bach. E in effetti si tratta di un vero capolavoro.